Anno 399 della Terza Era. L'imperatore Uriel Septim VII è stato imprigionato nella dimensione parallela di Oblivion. E il trono è stato usurpato dal suo consigliere Yagartarn, il mago guerriero imperiale. L'unico modo per riportarlo indietro e salvare l'impero è ritrovare gli 8 pezzi del bastone del caos sparsi in tutta Tamriel. L'unica che sembra conoscere il modo per sconfiggere l'usurpatore è Rhea Silmane, l'apprendista di Yagartarn, che si rifiuta di seguire la via del tradimento intrapresa dal suo mentore. Non riuscendola a persuadere, Tarn preferisce sbarazzarsene uccidendola personalmente. Tuttavia, ella si rivela più forte del previsto e riesce a sfuggire alla morte. Una volta salvatasi, riesce a salvare la vita al campione che avrebbe potuto annientare Tarn. Non potendo più sottrarsi al suo destino, la maga sparisce dal mondo fisico, ma si lega all'eroe apparendogli nel sogno. Durante i sogni lo aiuta nella sua missione rivelandogli l'ubicazione dei pezzi dell'artefatto magico. Una volta ricomposto il bastone del caos, il campione si dirige alla città imperiale, la capitale dell'impero Sirodillico, dove affronta nelle segrete del palazzo Yagartarn. Bentornati sul mio canale, oggi facciamo un video che già ho fatto in precedenza, ma volevo rifare perché adesso ormai la qualità è tutt'altra. E oggi parleremo del primo capitolo dei The Elder Scrolls, famosi per il capitolo di Skyrim. Quest'oggi il video durerà molto poco perché il primo capitolo, The Elder Scrolls Arena, beh, ha poco da presentare, comunque è un gioco degli anni 90, quindi non è che sicuramente è chissà quanto complicato. La parte della trama l'ho già spiegata facendo quello strepitoso doppiaggio che avete visto fin dall'inizio. Per di più, voglio parlarvi anche di come era il gioco. Il gioco, beh, era semplice. Io sinceramente non ho ancora capito, perché ho provato a giocarlo, come sferrare un attacco. Però, a quanto pare, è stato un gioco che ha appassionato molte persone. Che cosa posso dire del gioco? Innanzitutto è uno dei giochi con la superficie più grande che sia mai stata creata nel mondo di gioco. È il secondo al mondo, pensate, perché ha 12 milioni di chilometri quadrati percorribili. Questo che vuol dire? Vuol dire che c'era tutta Tamriel, che è il continente della storia di The Elder Scrolls. C'era tutta Tamriel da poter vedere, e la si poteva proprio esplorare completamente anche a piedi. Pensate che per arrivare da una città ad un'altra a piedi ci volevano più di 8 ore. Infatti era quasi totalmente basato sul viaggio rapido il gioco. Ma c'è un ma. Naturalmente noi siamo abituati ad avere queste lande, insomma, come Skyrim, molto dettagliate, molto belle, con delle cose uniche, ecco. Purtroppo qui non è così. Naturalmente, cioè, pensiamoci, se ad ora non riescono a fare un mondo dettagliato più grande di quello che è stato magari appunto Skyrim, figuratevi se ci riuscivano all'epoca, stiamo parlando di 20 anni fa, ragazzi. E l'unico modo, infatti, per riuscire a fare questo territorio così sconfinato era la creazione casuale e la generazione, quindi casuale, degli elementi. Quindi, in poche parole, ragazzi, sì, è vero, ci mettevate 8 ore, c'era tutta la strada per arrivare alla prossima città, ma è tipo gli sfondi di Scooby-Doo, cioè, nel senso, il paesaggio si ripeteva e veniva generato casualmente ogni volta, quindi se voi tornavate indietro avreste trovato probabilmente non la stessa roba, perché semplicemente il mondo si distruggeva e si ricreava in base all'esigenza e casualmente. Detto questo, si può dire semplicemente che era un gioco particolarmente difficile, era un gioco di ruolo sviluppato in base a quello da tavolo e ha portato sicuramente delle novità per quanto riguarda i giochi di ruolo come videogiochi. Infatti si è rifatto praticamente a tutti i titoli di punta dell'epoca e l'ha riportato tutto insieme, tutto meglio. Wow, dove andate? Aspettate un attimo.
Prima di tutto voglio ringraziare Matteo Casamento, un mio amico, che ha fatto la canzone che avete sentito sotto il mio doppiaggio. E come seconda cosa volevo chiedervi di cliccare sulla campanella del mio canale per rimanere sempre aggiornati per quando usciranno tutti gli altri video dedicati ad ogni capitolo di The Elder Scrolls.